Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda il calendario dell'avvento di Essence. L'ho acquistato sul sito di Cosmetic for Less. Non so se vedete prima il video dell'apertura, diciamo, della scatola oppure il calendario dell'avvento. Poi mi farete sapere voi perché non so quale mettere. Apriamo insieme il calendario dell'avvento di Essence. Vi posso dire che è il mio primo calendario, non so quante caselle ci siano all'interno. Questa è la confezione e questo ha 24, scusate, 24 caselle. Quindi andiamo a vedere cosa ci propone. Ah no, è messo normale, scusate. Sì, infatti. Allora, la scatolina è fatta in questa maniera. Qui abbiamo scritto, qui c'è scritto calendario dell'avvento, 24 regali, Moment for You della Essence. È fatto in questa maniera, proprio a forma di cassettini, molto molto belli, guardate. Vi faccio vedere proprio così, a forma di cassetto. E poi vabbè, sì, nella parte di dietro c'è lo spoiler di cosa c'è all'interno. Allora, io direi subito di andare a vedere cosa c'è all'interno di questi calendari. Quindi, mettiamolo dritto, così si vede. Sì. Andiamo ad aprire la prima casella, cerchiamola, sì, eccola qui. Non so se si vede perché giustamente con tutte le luci si vede malissimo. Comunque, andiamo ad aprire la prima casella. Io l'ho uscito tutto. La prima casella, no, mi viene male. Andiamo ad aprire la prima casella e troviamo Oh, bello! Un blush. Io non ho visto nessun video per quanto riguarda il calendario dell'avvento perché non me lo volevo spoilerare. Questo è un luminous blush molto molto bello. Questa è la colorazione. Guardate, molto molto bella, veramente bellissimo. È un rose gold molto molto bello. È leggero come blush. Ovviamente è un blush illuminante, vedete? Sì, si vede. Io perlomeno lo vedo. Questa è nella casellina numero 1. Casellina numero 2, che è questa. Andiamo ad aprire. Piano, 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 piano. Cosa c'è? Oh, un altro balsamo. Un altro perché avevo già fatto un video. Non vi spoilerò niente. E andiamo a farlo uscire. Ah, in ogni, diciamo, in ogni spazietto, in ogni casellina c'è una frase, ovviamente scritta in inglese o tedesco, quindi ciao core. Allora, il lip scrub. Ah, è uno scrub! Sì, è uno scrub. Allora, bene. Allora, questo è il lip scrub. E ovviamente la colorazione è questa. Cioè, bellissimo, veramente molto molto bello. Allora, io tengo tantissimo ai calendari dell'avvento perché sono a dicembre, quindi per il mio compleanno. E soprattutto, ve l'ho detto anche nell'altro video perché era il primo video che avevo fatto, perché c'è il mio compleanno in mezzo, quindi io adoro il mese di dicembre. Allora, anche se da un paio d'anni non lo adoro tantissimo, però. La numero 3, qui non la vedo, qui nemmeno, quindi andiamo nell'altra. Sì, in questa c'è ed è questa qua. La faccio vedere così. Apriamo, apriamo, apriamo ed eccola qua. Cos'è? Mamma mia, è duro per uscirli da qua dentro. Ed è un ombretto, è shadow base, ottimo. È in crema, sì, credo che sia in crema. Aspettate, prima ve lo faccio vedere. È un ombretto in crema, credo. Sì, un
Un ombretto in crema. Quindi credo che sia tipo una base ombretto. Sì, perché è un po' tipo leggermente appiccicoso. Sì, un pochettino sì. Quindi credo che sia una base ombretto. Vedete, è chiaro. Si vede qua. Ottimo. Non l'ho mai provato. Infatti è shadow base. Se leggi, Stefania. Ungola numero 4 è qua. Quindi andiamo a vedere cosa ci propone Essence. Apriamo piano piano. Ah, sono degli stickers per quanto riguarda il Natale. Sono questi qua. Vabbè, carini, dai. Dai, si può fare di più, ma dai. Li regalerò alle mie pupe. Allora, la numero 4 e la numero 5 è qua. Col fatto che ci sono le luci si vede poco. Andiamo a vedere, scusate, ma lo devo aprire così. Io non mi voglio spoilerare niente. Rossetto. Veramente bello. Allora, guardate il pack di questo rossetto. Cioè, guardate. C'è tutto. Allora, c'è un fiocco. Non lo so se si è visto. Molto molto bello, cioè bellissimo. Non c'è la colorazione, ma il colore è questo. Io non so se lo utilizzerò perché mi sembra troppo rosa. Allora, mi sembra un po' rosa e quindi credo di non sbocciarlo perché non credo di utilizzarlo. Però il pack mi piace tantissimo. Vediamo se non trovo altri rossetti con questo pack, lo sboccerò almeno per vedere la colorazione perché mi piace tantissimo la colorazione, cioè il pack. Allora, andiamo nella casella numero 6. Casella numero 6, dove sei? Casella numero 6. Allora, vediamo se la metto tipo così. Così almeno voi vedete il calendario. Ah, casella numero 6. Eccola qua, è abbastanza grande. E nella casella numero 6 troviamo Essence Mirror. Uno specchietto. Vediamo com'è questo specchietto. Spero che non sia quello aperto solo da un lato perché mi dà fastidio. C'è la sua custodia, wow! Ed è... Stava cadendo il rossetto. Ed è quello aperto solo da un lato, va bene. Lo specchietto è così, con questi decori, molto molto bello. E qui abbiamo lo specchietto. Va bene, già la custodia, quindi lo potete portare così tranquillamente. Comunque. Di norma non mi piacciono gli specchietti così. E quindi questa è la numero 6. Quindi andiamo con la numero 7. Dov'è la numero 7? Qui la numero 7. Questa qui. Ed è tutta questa lunga qua. E andiamo a vedere cos'è. Sembra grande come casella, devo dire. Per essere... Oh, che forte! Sta rompendo tutto. Che cos'è? È un pennello. Io per i pennelli di Essence proprio stravedo perché mi piacciono tantissimo. Ditemi se vi piacciono anche a voi i pennelli della Essence. Vabbè, questo no, però vabbè, io faccio le sopracciglia con questo. Ed è questo. Oh, che carino il pack. Guardate con tutti i glitter. Vabbè, il pennello è un po' quello gnegne, però io questo cosa faccio? In inverno quando metto il fondotinta e tutto, metto la cipria, certe volte si accumula in tutte le sopracciglia, quindi cosa faccio? Io faccio questo movimento, ovviamente pulisco le sopracciglia, quindi ottimo, il pennello è sempre utile. Quindi il set. Poi andiamo all'8. L'8 è un Era una casella carina perché l'otto è l'Immacolata e io mi chiamo Stefania Concetta, quindi per me era una cosa molto carina, ma poi 24
quest'anno sono, oddio, sono tantissime. 22 anni fa è venuta a mancare la mia migliore amica, la ragazza del mio tatuaggio. E quindi l'8 dicembre non è più una cosa bella per me, però me lo ricordo sempre perché mi fa ricordare sempre lei, quindi spero che ci sia una bella cosa proprio per lei. C'è uno smalto trasparente. Smalto trasparente che serve sempre. È un mini nail primer. Ah, è un primer per le unghie. Sì, è un primer ed è questo qua. Ovviamente trasparente, ottimo perché serve sempre. Quindi, casellina numero 9, il giorno del mio compleanno, per chi volesse farmi un regalo. Casellina numero 9 è questa, credo che sia una matita o un altro, no, pennello no perché è piccolo. Non lo so cosa sia. Vediamo, 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 vediamo. È difficile, cioè io quando li vedo dico vabbè quanto ci vuole, la cercano subito. Mascara, wow, mascara di Essence, i migliori in assoluto. Aloe Extreme, proprio questo Aloe Extreme è il fantastico mascara di Essence. Io avevo quello nero con le scritte fucsia e l'altro quello fucsia con le scritte nere. Lo posso aprire? Lo posso aprire? Ti prego, lo posso aprire? Lo aprirò dopo. Mi piace assolutamente. Mascara di Essence sono i migliori. Anche Astra, ma Essence numero uno. Quindi per il mio compleanno, ottimo il mascara perché la cosa che mi dicono sempre tutti è che ho dei begli occhi. Quindi per il mascara. Quindi la numero 10, andiamo a cercare la numero 10, stiamo registrando, sì, siamo attenti anche qui dietro, sì, perché qui dietro io ho il microfono per questo. Andiamo qui, ho una piccola scatellina, casellina, scusate, ho una piccola casellina, quindi andiamo a vedere. Oh, le spugnette! Io adoro le spugnette e adoro anche le spugnette, quelle di Essence che ho comprato un paio di settimane fa. Non vogliono uscire. Riusciranno i nostri eroi? Sì. Allora, sono sì uguali alle spugnette che ho preso un paio di giorni fa. Sono così piccole, io le ho trovate nella scatolina. Comunque, le spugnette io le adoro, li utilizzo tantissimo e sono belle morbide. Quindi ottime, le spugnette sono sempre ottime. 10, 11. 11 è questa qua. Vediamo cosa ci propone Essence in queste scatoline. Ditemi cosa ne pensate, se vi piace, non vi piace questo calendario dell'avvento di Essence numero 11. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ah, è una maschera alla vitamina. È Moisturizing and Mask. 25 ml di prodotto. Che bello il pack, guardate. Il pack è fantastico. Molto molto bello, mi piace. Stupendo, stupendo. 11. Poi andiamo nella casellina numero 12. È bello andare a cercare. 12, eccola qua. Io invece credevo che si apriva diversamente perché mi sembrava una scatola, infatti stavo sollevando nella parte di sopra perché mi sembrava una scatola che si apriva in modo diverso ed è una matita, immaginavo, perché mi sembrava troppo stretta per essere qualcos'altro ed è una matita nera, è una Kajal, sì, è una Kajal. La 01 Black, questo è il pack, vediamo. Bella nera, nera, molto molto bella. Ottimo, le matite di Essence sono fantastiche. Alla fine del video voglio sapere da voi qual è la casellina, diciamo, qual è la cosa che vi è piaciuta di più per quanto riguarda questo spacchettamento di Essence e qual è la cosa che non vi è piaciuta assolutamente. Quindi andiamo alla 13, Santa Lucia. Quindi mia mamma, Santa Lucia. Mia mamma si chiama Lucia, ovviamente.
sono del... Ah, questi sì, questi li posso utilizzare per fare dei make-up più particolari, non riesco a prenderli. Sono questi e sono tipo delle borchie, degli strassetti e questi li posso utilizzare benissimo quando faccio dei make-up più particolari perché adesso mi sto, diciamo, sto cercando di fare dei video un po' più, elaborati e particolari. Quindi andiamo alla 14, che è questa qui, lunga. La 14, andiamo a vedere cosa c'è nella 14. Ho visto una busta. Sarà un pennello? Sì, infatti. La busta è del pennello, come poco fa. Vedete la stessa bustina di poco fa. E andiamo a vedere quale ci sarà. Io adoro tutti i pennelli di Essence. Ah, è un pennello. Allora, è un po' aperto come pennello, però dovrebbe essere un pennello da sfumatura. Ed è questo, vedete? Bello così. E questo è il pack. Molto molto bello. Io i pennelli di Essence li adoro. Infatti ho già acquistato i pennelli che sono usciti da poco. Vi metterò il link poi qua sopra di quel video. La numero 15. Cerchiamo la numero 15. Eccola qua, la numero 15. Stiamo andando avanti, sì. La numero 15 è qua ed è piccolina. E andiamo a vedere cosa ci propone Essence. Ah, un altro smaltino ed è un color carne. No, quello era una protezione, una base. Questo è Mini Nude Nail Polish. Bello come colore. Ed è questo. Adesso scusate, ma devo cambiare un secondo la batteria e torno subito. Allora, ho cambiato la batteria perché era scarica e noi abbiamo fatto il 15, quindi andiamo a vedere il 16, che è questa qui. Cosa ci propone Essence? Comunque, anche se c'è uno o due smalti va bene, basta non esagerare con gli smalti perché ormai siamo in pochi che utilizziamo gli smalti. Ah, una lima. Vedete, le lime sono sempre ben accette e questa è una lima tutta glitterata. Vedete? Cioè, bellissima, molto molto bella. Questa da utilizzare tipo nella borsetta perché quando la prendete devo dire che è carina da far vedere alle altre persone. Poi il 17, 17 è il mio numero fortunato. Io adoro il 17, non me ne vogliate, ma io adoro il 17. Eccola qui, e apriamo insieme la miccia. Non so come mettermi per farvelo vedere. La 17 è questa, ed è un lip gloss, sì, un Juicy Bomb, ed è uno shine lip gloss, ed è 10 ml di prodotto, molto molto bello. Questo è il pack. Bello, guardate, è tutto trasparente. Molto carino, questo lo utilizzerò sicuramente. Poi abbiamo detto la 17, quindi andiamo a cercare la 18. Siamo alla ricerca della casella perduta. La 18 è questa. Andiamo a vedere cosa c'è nella 18. Wow! No, io li adoro queste cose, ma sono piccoli. Ah, questi li posso dare alle mie pupe. Ah, sono elastici! No, che carini, guardate. Sono elastici per capelli, tutti colorati. Wow. No, belli, sono elastici. Belli, belli. E forse li regalerò lo stesso alle pupe. Comunque, 18, quindi manca la 19. Quindi abbiamo una sola. Qui 19. Andiamo a vedere cosa c'è nella 19. Un altro pennello. Sì, un altro pennello, un altro pennello. Sono pazza di pennelli. Questo, ah, è un pennello applicazione. Questo io lo utilizzo per mettere il colore qui all'interno.
nella parte interna dell'occhio ed è questo piccolino piccolino a lingua di gatto, bellissimi. Io questi li stramo, è inutile dirvelo, cioè ve lo sto dicendo in tutte le versioni, però io veramente li adoro questi pennelli. 19 abbiamo detto, quindi manca il 20 che abbiamo qui in questa casellina. Abbiamo la mia passione, un burro di cacao, un lip balm. Vediamo la profumazione. Infatti si sente. È alla mandorla e al cocco. Bello, io li adoro. Adoro i balsami labbra, ne ho in quantità industriale, ce l'ho dappertutto, in qualsiasi borsa, in qualsiasi parte della mia casa e anche in varie macchine perché io senza non so stare. Quindi qua abbiamo già, no, qui manca l'altra casellina. Abbiamo aperto la 20, quindi manca la 21 che è qua. Ah, la 24 è qua. Ok. La 21 che è questa. Devo dire che è molto molto bello questo calendario. Oh, questo lo volevo prendere, non ci posso credere. Questo lo volevo prendere. L'avevo già visto in altri video, però non di Essence, sinceramente. E mi interessava tantissimo. Io ho il piegaciglia quello normale. Sì, ho il piegaciglia quello normale, ma spesso mi capita di perderlo. Io lo... Ce l'ho anche qui, piegaciglia. Questi per me non devono mai mancare perché io ho delle ciglia un po' particolari, devo sempre utilizzare il piegaciglia. E questo è un piegaciglia con la manovella dietro. Guardate qua, c'è la manovella e sale per mettere cioè per piegare le ciglia. Vedete qua, ottimo. Però non vedo un gommino di ricambio. Ah no, qua. Qui ha il gommino di ricambio, ottimo, ottima come cosa. Questa mi piace, volevo comprare quello elettrico, ma avevo paura. Ho detto brucio tutto. E, qui c'è solo la 23 e la 24, quindi abbiamo 22. L'ultima casellina in questo cassetto ed è un altro smalto. E questo è un mini fix and gloss top coat, quindi è un top coat per quanto riguarda le unghie. Ottimo anche questo. Io li utilizzo di più per i piedi gli smalti perché nelle mani faccio il gel, la ricostruzione. Quindi penultima casellina, la 23, giusto? 23. Andiamo a vedere cosa c'è nella 23. 23, cosa mi dai? 23. Io non lo so se da voi sta facendo questo caldo, ma qui si crepa di caldo, ma veramente tantissimo. E siamo già, mi è caduto, e siamo al 24. Scusate, ma io mi perdo, non sto capendo più che giornata è. Ah, no, vabbè, ottimo. Questo è quello per pulire i pennelli e ha la ventosa dietro, quindi lo potete attaccare dove volete, lo potete mettere sia così che lo tenete con le mani, quindi pulite il pennello in questa maniera, oppure lo aprite tutto e cercate di pulirlo anche più velocemente. Ottimo, questo è ottimo, questa è una cosa molto molto carina e molto utile. Vedete? E poi il colore, cioè, fantastico, lilla, fantastico, fantastico, mi piace tantissimo. Quindi adesso abbiamo l'ultima casella e abbiamo finito. Quindi abbiamo l'ultima casella che è la 24. Apriamo l'ultima casella e vediamo cosa ci propone Essence per l'ultima casella ed è un illuminante. Questo è un illuminante dorato. Questo è l'illuminante.
Il pack è uguale a quello che abbiamo visto poco fa e l'illuminante è questo. Molto molto bello. Questo non lo swatcho perché io di illuminanti dorati non ci vado, diciamo, tanto d'accordo, quindi questo non lo swatcho. Però le altre cose mi sono piaciute tantissimo. Allora, cosa mi è piaciuto meno? Sinceramente, meno mi è piaciuta le stickers, diciamo, per le unghie perché non le utilizzo e quindi pace amen, non mi interessano tanto. Poi, cosa mi è piaciuto di più? Lo scrub labbra e ovviamente burro di cacao perché io questi li adoro tantissimo e i pennelli sono fantastici, quindi queste sono le cose che mi sono piaciute di più in assoluto. Quindi, che dirvi? A me è piaciuto tantissimo questo calendario dell'avvento di Essence. Ditemi la cosa che non vi è piaciuta assolutamente e la cosa che vi è piaciuta tantissimo giù nei commenti. Io ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti e a rispondere, ovviamente. Quindi ditemi cosa vi è piaciuta e cosa no, ovviamente, ve lo ripeto. Perché sono molto molto curiosa di sapere cosa ne pensate. A me è piaciuto questo di più dell'altro calendario perché l'altro era quello you did it yourself, se non mi sbaglio, nel senso che lo dovete fare voi. Sinceramente a me piace la sorpresa e mi è piaciuto tantissimo aprirlo con voi il calendario. Quindi vi aspetto giù nei commenti e io per questo video vi saluto. E come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Thank you.